Una partita giocata in maniera inaspettata, due set praticamente portati a casa in maniera egregia contro un avversario non da poco. È questa la Roma che volete sempre vedere nelle prossime giornate? Sì, ci piacerebbe sicuramente, abbiamo fatto una bellissima partita, devo dire che rubare un punticino a Conegliano è tanta roba e siamo contente e soddisfatte. Chiaramente siamo due squadre formate per arrivare ad altri obiettivi, loro puntano sicuramente al campionato ma anche a delle coppe internazionali, quindi hanno sono uno squadrone, lo stanno dimostrando con le classifiche, con i punti e con i risultati. Noi stiamo cercando di fare sempre del nostro meglio e questa sera devo dire che sono molto contenta ed orgogliosa perché abbiamo dimostrato davvero di avere coraggio, determinazione e soprattutto voglia di continuare a fare bene. E siamo state anche sostenute da un super pubblico, devo dire che questo anche ci fa non soltanto piacere ma ci riempie d'orgoglio perché vuol dire che ci stiamo riuscendo in questo intento, quindi a fare bene, a farci vedere, notare e a farci amare anche da questa città. La prossima contro Firenze in casa, come sarà questa partita? Sì, in realtà questa settimana sarà bella tosta perché abbiamo un giorno di riposo, tra virgolette, solo con gli allenamenti e poi ripartiamo per la Coppa Italia mercoledì contro Milano, che sarà una partita tosta altrettanto, quindi saremo belle impegnate. E poi domenica Firenze e tante partite importanti per noi. Chiaramente la Coppa Italia è un piccolo sogno per questa società e comunque anche per noi, quindi proveremo a fare del nostro meglio. E poi tutte finali, chiaramente, sì. Tutte finali come mercoledì, e quindi è un periodo tosto, ma dai, ci stiamo preparando al meglio.